L'aria è malata di PM10, le temibili polveri sottili. Scatta l'allerta arancione sul territorio vicentino e in città e se gli Euro 3 erano fuori legge, da domenica, con la fine del posizionamento dei cartelli, lo saranno anche gli Euro 4, almeno fino al prossimo bollettino dell'ARPAV. A guardare però il traffico lungo le arterie principali di Vicenza non sembrerebbe essere cambiato nulla. Rotatorie impegnate da un flusso continuo di auto, un via vai incessante di mezzi, tutti crediamo autorizzati a correre. Che euro ha lei? Io, il mio è un euro 6. E quindi lei è fortunato, potrà circolare? Ecco, posso ancora circolare. Fino a che abbiamo gasolio, dopo ci fermiamo. So solo che posso entrare in centro, mi sono assicurata prima di venire qui, grazie. E quindi è un euro 4 lassù, esatto. Oltre l'euro 4. Insomma, è una macchina che è autorizzata a entrare. Non lo so, devi chiedere a lei. Sarà un euro 6 però, credo. Che euro è? Euro 3. E quindi sa che... ci sa il problema del PL e quindi può circolare. Constatato che si è in regola per poter circolare, abbiamo chiesto agli automobilisti cosa ne pensavano del blocco. Sicuramente serve, però non sarà la soluzione del problema. Non cambierà niente perché l'Euro 4, se si tiene bloccato, non so, una settimana le macchine, ok. Abbiamo i bus qua in giro per Vicenza che sono della guerra del 15-18, perciò prima dovrebbero fare questo. Beh, sarebbero anche da fermare certi autobus forse, sono tante altre cose da fermare prima delle macchine, però giusto anche. Stanno dando la colpa ai riscaldamenti, insomma ci siamo sempre scaldati, diciamo che è cambiato tutto il clima. Serve se non del tutto, perché chi è over 75 può circolare, le macchine vecchie di un certo tipo... Ci sono un sacco di eccezioni, dice. Sì. Insomma, le auto non sono l'unico problema, per non parlare poi della ricaduta su chi ha negozi e attività commerciali. Crea costi per le imprese e limita anche la circolazione di molte persone con gli autoveicoli. Era un costo che si poteva evitare per assumere magari altro personale oppure fare degli investimenti che erano rivolti verso i clienti.